Adesso vorremmo dare un attimo un filmato che ha elaborato la Samina Rete TV per la testimonianza di alcuni episodi, alcuni momenti di questo Trevino, Rimini, San Marino e anche dell'epoca degli sfollati che ci sono stati appunto nell'ultimo conflitto mondiale. Dei sacchi di paglia, noi sui materassi, cinque su ogni materasso, calpestando braccia, gambe, teste ogni volta che si doveva uscire, con un mormorio reso omogeneo dalla risonanza della galleria di urla, pianti, lamenti, risate, tosse, strilli di bambini, bisticci, schiaffi, preghiere, canti. Agli imbocchi delle gallerie su pietre, con legna verde che bruciava malamente, affumicando tutto, si faceva da mangiare dentro qualsiasi sorta di recipiente. Erano proprio gremite, no? Avevano i materassi che molti le appoggiavano addirittura in terra, altri avevano la possibilità di farsi un baldacchino, qualche cosa, eccetera. Poi le divisioni erano fatte con delle lenzuola, no? Così, posticce, insomma, perché, però c'era una gran comunicabilità fra tutti quelli che vivevano questa avventura. Rimasi molto però colpito, ecco, di questo clima che certamente c'era una solidarietà, ecco, c'era una compartecipazione, c'era una comunione che oggi è difficile trovare. Con i miei familiari ero rifugiato nella galleria del Gendone, che noi di Borgo chiamiamo anche la Galleria di Santa Maria. Ci arrivò in quei giorni ad una tale intensità di popolazione che si potevano considerare circa 2.000 persone ricoverate nella galleria, se non di più. Addirittura qualcuno diceva 3.000. C'era della gente scherzosa, gente triste, era una vita molto particolare, però molto molto affiatati fra di noi, insomma, perché effettivamente fuori c'era una guerra. Se lo vogliono ammettere, quelli che sono stati a San Marino con noi e sono stati accolti proprio come fratelli. Il governo di San Marino a noi sfollati, tutte le mattine andavamo a prendere il pane, non lo pagavamo questo pane. Mi sembra che io i soldi non li ho mai tirati, non mi ricordo di aver tirato fuori i soldi. Andare a mangiare a tutta questa gente, San Marino non era, oltre che non era preparato, non ne aveva proprio la possibilità, insomma, di farlo. Però per fortuna quell'anno mi fu un raccolto abbondante. Ricordo che tutti noi ragazzini avevamo appunto i capelli corti, appunto perché i binocchi brullavano. E si vedeva molto spesso magari fuori dalla galleria che c'era la mamma con i ragazzini, o forse anch'io, che stava lì cercando i bidocchi. È venuto l'epidemia, eravamo ancora a San Marino, è venuto l'epidemia di tipo terribile. E noi fumo tutti vaccinati da questo giovane studente di medicina di Dilli, che lui ha rimediato queste medicine che le passavano più dopo gli inglesi. E ci ha fatto tutti la puntura, fino alla spalla mi ricordo, ne hanno sono morti un sacco, morti, sono morti anche dei figli di amici miei, di amici nostri, molti, sono morti molti, è stata un'epidemia terribile. Qual era la percezione di San Marino?
vista dall'esterno. Esatto, Sanremo era certamente la salvezza, era il territorio della libertà. Ai confini di San Marino c'è scritto che San Marino è uno stato neutrale, quindi non ci pareva giusto che qualcuno decidesse di fare la guerra a un paese così piccolo come il nostro. All'epoca eravamo 14.000 abitanti, mica di più. Questo clima, questa neutralità, che sembrava che dovesse essere rispettata, lei invece l'ha fatto come fava in teoria. Sì, perché il primo a garantire la neutralità era stato Rommel, che aveva visitato il Monte Titano in ottobre dell'anno precedente, e l'aveva visitato non con pretesto di fare turismo, ma in realtà per vedere se poteva essere utilizzato militarmente. Sono riusciti a convincerlo che era meglio, insomma, se lo lasciamo entrare. Qui Rommel ha garantito. Anche perché non c'erano truppe, non c'era una posizione strategica, perché è un monte che sorge all'interno di una pianura. E Rommel quindi aveva assicurato una forma di neutralità. E quando sono venuti dentro, la prima volta che ho visto che abbiamo preso paura proprio, questi ragazzini dei repubblichini che c'erano giovani, che con la canna del fucile ci hanno toccato, fatti più in là. Insomma, lì ragazzi, è una cosa brutta sentirsi spingere con una canna di fucile. Ogni tanto arrivavano di corsa dottori di tedeschi che faceva tutte le gallerie cercando dei ragazzi. Quando era sterano di chino. E allora una sera, una notte, stavamo dormendo, si sente urlare lo sterramento. E poi c'erano due ragazzi che correvano come due pazzi lungo la galleria. Ma qualcuno ha detto andate lassù. E lassù voleva dire andate sul castello, che avevano fatto lì sulle letti a castello, e lassù in alto c'eravamo noi. Io una cosa così veloce, così non lo so come hanno fatto arrivare lassù in un attimo. E a cacciarsi sotto i nostri materassi. Piegati su se stessi, sa quanto uno si ramicchia, no? Che diventa più niente nel mezzo del materasso, e poi li mettevamo una parte sopra, una per loro, e i ragazzi erano dentro i materassi e noi donne seduti sopra, e i ragazzi non si vedevano, e lì si sono salvati.